Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Quali sono le prime cose che vi vengono in mente se dico Battle Shonen? Sicuramente una delle prime cose è un protagonista che deve diventare sempre più forte per combattere avversari sempre più pericolosi, attraverso continui allenamenti che sembrano più che altro una scusa per farlo uscire temporaneamente di scena e farcelo tornare con un power up. Il nostro protagonista sarà inoltre circondato da un sacco di amici, ciascuno con i suoi poteri caratteristici, ma rigorosamente più deboli di lui, tranne magari una sorta di rivale che però è anche un amico che quasi è forte come lui, però un pochino di meno. Questi stereotipi e molti altri sono stati ripetuti così tante volte da essersi cementati nell'immaginario collettivo, tanto da dare l'impressione ai lettori che questa corrente del fumetto per ragazzi sia stupida, ripetitiva e che tutti i fumetti si somiglino più o meno. E devo ammettere mio malgrado che molto spesso questo è vero, ma è anche una cosa negativa, perché il pregiudizio generale fa in modo che piccole perle passino sotto i radar, piccole perle che potrebbero benissimo infondere nuova vita in questa corrente. Sto parlando di opere come World Trigger. Sigla. World Trigger è un manga edito da Shueisha, scritto e disegnato da Daisuke Ashihara. Le premesse sembrano quelle del classicissimo Battle Shonen e forse anche per quello che è stato leggermente ignorato. In pratica, la nostra Terra riceve continuamente tentativi di invasione da parte di esseri provenienti da un'altra dimensione chiamati Neighbors. Alcuni sono robotici, prevalentemente la fanteria, e altri invece, più potenti, hanno aspetto simile a quello umano. E per combattere utilizzano il Trion, una sorta di energia interiore che si può visualizzare sotto forma di un cubo, per utilizzare armi chiamate trigger, che possono essere veramente qualsiasi cosa: una spada, un pugnale, ma anche una pistola, un fucile. Per difendersi la Terra istituisce la Border, un'agenzia i cui soldati sono addestrati a combattere con i trigger come gli invasori, e che in battaglia possono sostituire il loro corpo con uno fatto interamente di Trion, in modo da non dover temere ferite permanenti. Quello che in un certo senso potremmo definire protagonista, e più avanti vi spiegherò perché dico così, è una semplice recluta della Border con un Trion addirittura sotto la media, per cui anche i nemici più deboli diventano degli scontri all'ultimo sangue. Una sorta di Yamcha, insomma, di nome Osamu. Questo ragazzo entra in contatto con Yuma, un neighbor antropomorfo, che al contrario di lui è un maestro di tecnica e strategia in combattimento, perché addestrato dal padre fin da tenera età. Si scopre così che non tutti i neighbor sono nemici, e che alcuni, per quanto riguarda la Terra, hanno proprio la tipica reazione da italiano medio. A me che cazzo me ne frega a me? Qual è il segreto di Yuma? Perché è venuto nel nostro mondo? Qual è il vero piano dei neighbor? Che cosa vogliono? Di certo non ve lo dico io, ma vi pare? Io sono qua per invogliarvi a leggere il fumetto e secondo voi vi dico tutte le rivelazioni. Quindi partiamo coi motivi per cui World Trigger supera di una spanna la media dei soliti noiosi Battle Shonen. Punto numero 1. Le battaglie sono fatte da Dio. World Trigger è un Battle Shonen, no? Quindi ha senso prima di tutto parlare dei combattimenti. La tradizione di questa corrente vorrebbe scontri uno contro uno, coi personaggi secondari buoni che si sfidano coi personaggi secondari cattivi, mentre il protagonista fortissimo mette le mani in faccia al villain principale e alla fine vince il più forte. In World Trigger invece i personaggi combattono quasi sempre in squadra, compensando l'uno le debolezze dell'altro. Nessun guerriero è invincibile e nessuno è inutile, anche le abilità più singolari possono essere determinanti al fine della vittoria del gruppo. Ogni scontro è gestito alla perfezione, tutto è calcolato in maniera ineccepibile dall'autore, che dà molta più importanza alla strategia che alle botte che ne derivano. Vi assicuro che i personaggi non sembrano combattere, sembrano quasi mettere in scena una complicatissima coreografia in cui per non sbagliare i passi si deve essere sincronizzati alla perfezione. Inoltre, come ho detto prima, durante i combattimenti i loro corpi vengono sostituiti da versioni artificiali composte da Trion. Quindi se in una vera e propria battaglia, ma anche durante una sessione di allenamento, un personaggio è particolarmente veloce, gli si possono tranquillamente tagliare le gambe senza poi doversi tirare dietro un personaggio monco per tutta la serie. E non si finisce come in The Walking Dead, dove Robert Kirkman ammette che si dà le pacche sulle palle tutti i giorni per aver tagliato la mano di Rick Grimes. Punto numero 2. World Trigger è un manga corale. Perché prima ho fatto fatica a denominare Osamu come protagonista? Beh, perché nonostante lui e Yuma siano i primi personaggi a esserci presentati e ovviamente quelli che hanno un obiettivo all'interno della serie, sono anche paradossalmente i meno rilevanti. Ogni character creato da Ashihara è così unico e approfondito da poter tranquillamente essere lui il protagonista dell'opera, anche grazie al fatto che nessuno è trascurato e a ciascuno è dedicata la giusta quantità di attenzione e tempo. Non so voi, ma io altri Battle Shonen in cui questo succede li conto sulla punta delle dita. Motivo numero 3.
War Trigger, un manga realistico. Battle Shonen e realistico sembrano due temi che non potrebbero mai essere affiancati da una persona sana di mente, ma in questo caso è così, fidatevi. Ci viene la nausea, da tanto siamo abituati a vedere personaggi che partono deboli e poi, attraverso inutili allenamenti e una pioggia di power-up, diventano OP. Certo, Osamu parte debole, ma lo rimane, perché in War Trigger non c'è un modo facile per ottenere la forza, non c'è nessun power-up. Niente Super Saiyan, niente ambizione, niente modalità eremitica, niente trova quel cavolo di Zangetsu così poi ci fai il Bankai, nulla. Solo una combinazione di talento e impegno, cercare lentamente di capire quali sono i tuoi punti di forza e quali i tuoi punti deboli, e cercare col tempo di aumentare i primi e limare i secondi. Guarda un po'. Come nella vita vera. Osamu lo sento un personaggio molto più realistico di un Rufy, molto più realistico di un Naruto, perché come buona parte di noi non ha un grande talento e quindi deve impegnarsi ancora di più per raggiungere i suoi obiettivi, senza scorciatoie. Punto numero 4. I disegni. Con combattimenti così complessi e strategie così difficili da seguire, se il tratto fosse stato sporco e caotico, l'intero fumetto sarebbe diventato illeggibile. Per fortuna il disegno si adatta perfettamente alla storia ed è proprio come piace a me, semplice, pulito e lineare, con un character design che ti fa rimanere i personaggi impressi dal primo momento in cui li vedi. Spero quindi con questo video di contribuire almeno in parte alla popolarità di quest'opera fantastica. Vi ricordo che in descrizione trovate il link alla mia pagina Facebook del canale e il canale Telegram della Spalmate Crew. Inoltre, se volete acquistare una bella maglietta su Pampling o qualcos'altro, ricordatevi che con il codice sconto Kuro100 avete il 15% di sconto su tutti i prodotti, link in descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi. Arrivederci a tutti e al prossimo video. Per fortuna il disegno si adatta a felicemente, sì, è felice il disegno.